È venuto a Mazzoni News, sono Roberto Mazzoni, giornalista e professionista italiano che dalla Florida vi aggiorna su questioni politiche, tecnologiche ed economiche degli Stati Uniti e non solo. Stavo preparando un altro video per pubblicare oggi, ma poi è arrivata questa notizia che non potevo non darvi, quindi ho cambiato completamente la programmazione e vi propongo un po' di buone notizie, tanto per cambiare. Ok? Quindi la notizia interessante è che la Florida approva definitivamente la legge che impedisce il deplatforming di figure pubbliche e politiche sui social media. Nel caso in cui una società come Facebook e Twitter blocchino account di persone note per il proprio impegno politico, dovranno pagare una penale di 250.000 dollari al giorno per politici a livello statale. Per politici a livello locale, come il nostro sceriffo o il nostro sindaco, sono 25.000 dollari al giorno. Okay? Quindi è legge, è definitiva. Deve solo avere la firma del governatore Ron DeSantis, che comunque richiederà pochi giorni, quindi ormai ci siamo. La Florida è di nuovo in testa nella lotta contro Big Tech e soprattutto nelle riforme politiche, economiche e legislative che ci permetteranno di affrontare meglio i prossimi anni, oltre che essere lo stato anti-lockdown, che ha dimostrato a tutti gli Stati Uniti come i lockdown non funzionano, come ha detto recentemente in un articolo, in un'intervista, il nostro governatore, come sia stato un grave errore. Quindi eccoci qua. Vi parlo dalla Florida, oasi di libertà, come ha definito il nostro governatore. E per inciso, per voi che ci ascoltate un po' da tutto il mondo, volevo farvi notare che la Florida 20 anni fa, come ha detto il nostro stesso governatore, era probabilmente il più corrotto tra gli stati negli Stati Uniti, o se non proprio il più corrotto, era molto molto vicino. È stata protagonista della famosa elezione tra Al Gore e George Bush Jr., dove George Bush vinse per 458 voti di differenza su tutti gli Stati Uniti. Quindi, se ci preoccupiamo dei brogli del 2020, forse dovremmo guardare anche indietro al 2000. Bene, e a quell'epoca in Florida c'era sempre un governatore repubblicano che era Jeb Bush, quindi la famosa famiglia Bush, uno dei figli di George Bush Senior. Quindi quello che si dimostra questo discorso che sto facendo è che qualsiasi stato, qualsiasi realtà può risollevarsi e dall'essere il fanalino di coda diventare il faro, la punta di diamante che apre nuove possibilità. Sicuramente c'è stato un lavoro enorme da parte del Partito Repubblicano in Florida per trasformarsi, aggiornarsi, eliminare tutte quelle che potevano essere le aree critiche, che non erano solo del Partito Repubblicano per intenderci, però c'erano. E in più, grazie a questo governatore che è stato eletto grazie all'aiuto anche di Trump, abbiamo fatto passi da gigante. Okay? E tra l'altro, un'altra notizia che vi anticipo subito, Trump ha lasciato intendere che è interessato a ripresentarsi come presidente nel 2024 e che il vicepresidente potrebbe proprio essere Ron DeSantis, quindi il nostro governatore. Tenete presente che Ron DeSantis, qualora non si presentasse Donald Trump, è nell'elenco, nella lista delle preferenziali, dei preferiti dall'elettorato, il numero uno, quindi di gran lunga. Perciò è probabile che qualora Trump non decidesse di presentarsi, ma a questo punto si presenterà, da quello che capiamo, Ron DeSantis potrebbe essere l'alternativa, ma la coppiata Ron DeSantis-Trump alla Casa Bianca sarebbe una cosa formidabile, perché Ron DeSantis ha tutte le qualità che Trump non ha e viceversa, e quindi si complementano molto bene, sono entrambi personaggi d'attacco. Ron DeSantis è un ex militare, tra l'altro, e quindi uno che ha gli attributi, l'abbiamo visto in più occasioni, tra l'altro è riuscito a mettere in ginocchio tutti i media che hanno cercato di attaccarlo facendogli fare figure decisamente barbine.
E poi magari faremo un segmento su quello che ormai chiamano il super governatore Ron DeSantis per vedere le sue gesta negli ultimi mesi, che hanno fatto veramente tanto per consolidare sia la posizione di Trump, sia la posizione dei repubblicani, ma soprattutto l'alternativa, la resistenza nei confronti di Washington, di Joe Biden e di tutta la banda Bassotti, diciamo, ecco. Benissimo, quindi questa nuova legge, tornando all'argomento da cui siamo partiti, insieme ad altre contenute, a una serie di regole, e si applica a qualsiasi piattaforma social media che abbia più di 100 milioni di fatturato annuale oppure 100 milioni di utenti mensili. Quindi vale solo per i colossi, non vale per le start-up, per le nuove aziende, e questo è importante perché questa legge, come vedremo tra non molto, come vedremo, scusatemi, nella parte estesa del video che è disponibile su Amazon News, ha una serie di vincoli che sono veramente pesanti. Quindi una piccola azienda che dovesse andare attraverso tutte queste procedure non ce la farebbe, sarebbe decisamente difficile. Invece le piccole aziende possono crescere tranquillamente senza avere pesi di compliance, quindi doversi dotare di staff legali mostruosi, di dover fare procedure complesse, mentre per i colossi queste sono decisamente cattive notizie, ve lo posso dire, veramente cattive notizie. In più, sempre la Camera dei Deputati della Florida ha approvato una legge che rende permanente l'ordine esecutivo di DeSantis di vietare l'uso di qualsiasi passaporto vaccinale. Quindi, come avevo detto in un video precedente, DeSantis aveva messo un ordine esecutivo, con una delle prerogative, abbiamo visto, sia del Presidente o di un governatore, che vietava la richiesta di qualsiasi passaporto vaccinale anche da parte delle aziende. Ora hanno fatto partire questa proposta di legge, che sicuramente andrà a buon fine, come è successo per questa dedicata ai social media, così da consolidare questo principio anche a livello di legge. Perciò, qualora appunto domani Ron DeSantis decidesse di lasciare il governatorato della Florida per candidarsi come vicepresidente, il governatore che venisse dopo di lui non potrebbe cambiare questa regola. La regola sarebbe scritta sotto forma di legge, quindi molto difficile. Più difficile da modificare. Ok. Sempre il Senato della Florida ha approvato una legge che pone ulteriori restrizioni sui voti per corrispondenza e i voti depositati in caselle di raccolta. Quindi già la Florida si era cavata molto bene, anzi eccezionalmente, con le elezioni del 2020 presidenziali. Adesso hanno stretto ancora di più le maglie, in modo da non far sfuggire proprio niente, di modo che non possano esserci brogli. Abbiamo visto che i brogli si verificano quasi esclusivamente attraverso i voti per corrispondenza, quindi o i voti depositati presso le caselle pubbliche dove puoi buttare la schedina. Controllando in modo molto più restrittivo questi sistemi, e quindi mettendo dei blocchi o dei parametri di verifica maggiori, si riduce drasticamente la possibilità, già limitata in Florida, che possano esserci dei brogli. E questo è importante anche in previsione delle elezioni 2022, dove De Santis va alla riconferma come governatore, dove verrà naturalmente confermata una parte del Parlamento della Florida, che ci auguriamo possa mantenere una maggioranza repubblicana in modo che possa continuare con queste attività di riforma positive, che poi è anche un'elezione fondamentale, abbiamo visto, per quello che succederà dopo, sia nei confronti della Casa Bianca di Biden, perché se i democratici perdono, com'è possibile, la Camera dei Deputati, a quel punto la presenza di Biden sarà azzoppata e di fatto potrà fare ben poco. E in più si porranno le basi a quel punto nei 2 anni successivi per riconquistare la Casa Bianca, avendo fatto pulizia nel frattempo, perché è indispensabile, dei vecchi tromboni del Partito Repubblicano. Bene, un'altra notizia che viene da Uganda: il governo dell'Uganda ha bandito le piattaforme Big Tech dal paese, quindi completamente escluse Twitter, Facebook, Google, bye bye. WhatsApp, citando la grave interferenza del loro operato nei confronti del presidente Donald Trump. L'Uganda si prepara per le elezioni il prossimo gennaio e non vuole interferenze. Quindi l'Uganda si è dato da fare, se non si hanno deplatformed tutte le varie piattaforme social media. E vai. Trump si è dichiarato ottimista sulla prospettiva di riconquistare la Casa Bianca, dichiarando: succederà,
ribalteremo la situazione, sono andati troppo oltre, non possono farla franca, non glielo permetteremo. Abbiate coraggio, succederà, sono con voi.